Buongiorno. Buongiorno, Buddha. Buongiorno. Amore mio. Buongiorno. Buongiorno. Sono venuto. Signor Fornasari, Tania, Uppnolo, Francesco, Daniele, buongiorno, Vale, buongiorno. Che mi hai comprato, Ren? Un bello vibratore. Ho comprato una sortita di 250 vibratori RGB, quindi giusto. Faccio pure le luci, cioè quindi tu te lo butti al culo praticamente e diventi una discoteca. Te possono appendere al soffitto e fai la discoteca per tutti praticamente. Ti piace, Pnolo? Ren, fai parte di qualche gruppo di pro. Io sono un pro e sono il gruppo, Beppe. Ti dico solo questo. Che cazzo vuoi che mi... Manco mia madre mi vuole. Stamattina siamo andati a fare le conferenze, a un certo punto mi fa le battite dei coglioni, non ti sopporto più. Cioè, e che cazzo? Bella maggioranza. Belle, dove cazzo sei che ti ho invitato? Per me. Gode preparata a mangiare, ok? Scusa, Belle. Piccolo, Massimo, buongiorno a tutti, Madonna santa, fantastico, cioè. C'è solo un ordine, arrivare a 550 abbonamenti regalati. Immediatamente! Porca dio! Guarda il Buddha col cecchino rosso. Mamma mia. Oh, Buddha! Per forza! Wow! Mi sento... Regà, ho comprato un cazzo enorme per la Trudy da mangiare. E su che se lo sta sgagnando, dopo aver rischiato di sgagnare pure la mano di mia madre. Interessante. Vuoi tutta scena? Senti, non permetterti di dire alla Trudy che è tutta scena, perché la Trudy le cose le fa col cuore e passione. Quindi se voleva staccare... No, ho chiesto, ho fatto una domanda. Che cazzo vuoi? Non t'ho ascoltato, allora dimmi. Perché siamo in terza persona? O è tutta scena? Oh. Siamo in terza persona, raga. Perché? Ma come si spara? Che hai startato quella. Come si spara? Come si mira vedendo solo l'arma? Non puoi? No. Io sì, vedo solo l'arma. No, non sono capace, raga. Non sono capace, mi dispiace. No, non sono capace. Ma perché hai fatto ripartire BR terza persona? Non è terza persona, vai tranquillo, fratacchio, sta tutto bagato. Bravissimo qua, bravissimo tu. Qui, okay, brutta cosa, la povertitudine. È la povertitudine, l'equivalente dell'altitudine. Sempre quei pupazzi che si mettono sul cruscotto. Ah, ok. Ok. Chi è si è comprato quella skin obbrobrio? Buddha, chi cazzo vuoi che sia? Sì, vabbè, ovvio. Davide! Quindi... Grazie per l'abbonamento, testa di cazzo! Bella Giuseppe, agli ordini, ma ringrazia. Vedi, ho fatto bene a darti della testa di cazzo, Davide. Proprio fantastico. Proprio fantastico. Quindi Activision ha fatto Warzone 2.0, ma i server li ha lasciati a Wish. Perché, Buddha? Da dove c'è? Perché c'ha dei server di merda. Ah, ok. No, nel senso. Se continuano a buggar così. Grazie di tutto. Figurati, Davide. Figurati, fratacchio. Se prendo un cuore, stai. Se prendo... Sei uscito ruttino a toccare il petto. Sono come i bambini, raga. Se mi tiri tre pacche sulla schiena, rutto. Allora. Oh. Cucciolo. Già. Oh, io ho preso un cazzo enorme alla Trudy, raga. Ma avete visto le storie? Cioè, proprio un fessone così io ho preso, porco due. Adesso vado a vederlo. Cioè, io ho preso veramente un... Lì ci mancavano solo gli RGB.
Aspetto Warzone 1, comunque ci vogliono gli anni per stare un match, qui mai avuto sti problemi. No, 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 ma quello sì, ma è Buddha che è tutto strano, ragazzi. Sapete un po' com'è Buddha? Gli piace il cazzo, ha tendenze molto strane. Scusate questo tempo per allenarvi. Sì, confermo. Poi, scusatemi, però infatti, posso dire una cosa, no. E lo ripeto tutte le volte che ci gioco insieme, cioè, e soprattutto parlo alle patafiocche, visto che ci sono Vale, Tani, ci sono un po' di patafiocche comunque. Cioè, voi quando sentite Buddha parlare, cioè, non automaticamente, non è, cioè, dovete squirtare automaticamente, solo sentendo la voce. Cioè, proprio... cioè, dovete avere tipo sotto non lo so, uno straccio sotto di voi quando sentite Buddha parlare. Perché, cioè, a me succede questo. Io adesso ho visto Buddha online. Sono andato un attimo in camera. Ho messo un pannolino, quello delle nonne. Per esempio, quello dei nonni, il pannolino dei nonni da tenermi addosso. Io sbovvo male, vedi la Vale? Io sbovvo male. Io sbovvo male. No, ma infatti anche con Budine, sì. Nel senso che io la faccio venire parlando. Poi chiavi, non la fai venire, però tu hai già fatto il tuo. Poi chiavi, non la fai venire, ma hai già fatto il tuo prima, quindi sei forse così. No, nel senso, dopo lei fa venire a me con lo strapon. Scusa, puoi ripetere un attimo? Non ho capito, Beppe. Non t'ho sentito. Cos'è che hai detto, Buddha? Fa venire a me con lo strapon dopo. Ah, oh, Madonna Santa Buddha, ho dovuto mutare il gioco per sentirti dentro di me. Oddio. Ho alzato la live a palla e mia madre di là ha avuto un gemito. Boh, vai a controllare se è tutto a posto, che secondo me è incinta pure, perché ha anche questi poteri, Buddha, State attenti, Chi è che mi ha inculato lo zaino? Gli spacco la testa se non mi ha preso lo zaino. Ah, no, l'ho preso io. Niente, tutto avete aperto, va bene. Gente! A terra? Sono fortissimo. Un'altra terra, uno craccato là davanti. Arriva, ti pusha Gadanukaz. Guarda te. Fatto. Fatto, te, solo quello mancava, fatto, fa pure il fenomeno, te, incredibile Buddha, veramente. Cioè, già non ti bastava la mamma di Pinolo, pure noi vuoi umiliare adesso. Va bene. Che arma. No, non è che mi prude la testa, che quando parla Buddha, ragazzi, non capisco più niente. L'unica cosa su cui mi devo concentrare è non far sbattere troppo forte il cazzo sulla scrivania. Ce n'è uno sul tetto! No, c'è più! Oh, c'è due! Ti sento un po' basso. A terra anche lui! C'è stata una laggata assurda. Da quello lì. L'ho fatto! Avevo il microfono basso, scusatemi. Ah, ok. Sì, però. Sparando. Anche a me. Sto diventando un geomag per un attimo. Però, da come è, sono stato veramente. Ce n'è uno lì. Ah, guardalo. Aia. Ma che cazzo. Mi piastro? Dov'è? Atterrato. Te l'ho bombardato? Guarda, c'ho un bombarda io dentro lo zaino, Ma sto laggando! Aiuto! No, ce n'è un altro qua dentro. Ah! Regà, cioè, sto laggando. Anch'io ho laggato. C'è l'unico. Audio.
cazzo? Ma cosa sta succedendo? Ma vaffanculo, guardate a quello. Guarda te! È tutto nelle tue mani. Il tuo compagno ha fallito e sta tornando alla base. No, ma sto laggando, sto laggando! Credo... Mi sa che mi sto per cagare addosso. Disinnesco bomba. Hanno piazzato una carica nella roccaforte. Stanno prendendo la rocca. Guarda! E lo shop ah, di c'è fianco, lo shop qua, c'è lo shop qua, sì. No, lasciatemi stare. Dovete volare dentro a prendervi le armi, eh? Bella, stay, ciao a tutti, ciao a te. David, grazie per la condivisione, comunque, animalo. Guardate l'UAV, li abbiamo qua nella casa accanto, occhio. Due in terra. Supporto aereo, bersaglio marcato. Phoenix 2-3, visuale sul bersaglio. Attacco imminente. Mamma che lag. Sopra. Ciao, sono Banana 33, ma che cazzo vi sto a da? Oh, altri tre. Buddha? Buddha, come cazzo hai fatto a salire lì sopra? Buddha! Non so salire! No, Buddha, mi dispiace! David con le 50! Chat, facciamo partire un party! La sappiastra? Guarda quello! Ma io avevo la pistola! Il bot ci ha fatto dietro! Ma io non sento Buddha comunque. Buddha, mi sa che ti sei mutato. Scusa, scusa, stavo prendendo l'antibiotico. No, come l'antibiotico? Non stai bene, Budino? Ah no, fino a l'altro ieri avevo 40 e mezzo. Dai, quel mezzo lì l'hai rubato. In realtà era 40, lo sanno tutti. Ladro. Scusa, allora, essere precisi, 43. Lo sapevo io che l'avevi rubato quel mezzo lì. Sto a arrotondare per eccesso. Diego con le 50. No, sì, però, raga, io devo uscire da stopper. Cioè, io voglio uscire, ma non voglio uscire perché c'ho già 10 kill, però. Insomma.
Sono molto... Che scarso, che scarso! Dai! Dai che c'è il party! Chat! Dai! Allora... La domanda sorge spontanea adesso. Io vado anche qua a restare. Ne resto subito uno. Dai, dai, incitate un po' all'odio qua. Completiamo sto party, porco demonio. Ok, giusto un'arma per almeno fingere di difendermi. Oddio! Ti ho visto incastrato in un muro. Anch'io, ho avuto un sacco di paura per un attimo. Thanks. C'è il lancio qua, eh. Dove? Grazie al cazzo. Tienimelo pingato, però. Sì. Armi qua da me, Buddha. Sì. Anzi, vai direttamente... Sei già sceso? Sì. Sì. Bella, Nicolò. Nome? Che nome? Ciao a tutti, sono Aldo Bucci e stavo per svelare mio nipote di 8 anni che Babbo Natale non esiste. Complimenti. Complimenti. C'è la boccia, no, torna indietro, Ren. C'è la botola. Fa niente. Vedi una botola dietro. Hanno preso il loadout davanti a noi, adesso andremo a morire. Buongiorno, Johnny. Chat! Oh, è partito il party però qua, eh. Compriamo ste stelle, ci diamo un po' da fare, eh. Oh, fammi. Guarda i soldi che aveva la botola. Li ho presi. Sto andando a morire io, Bud. È stato un vero onore giocare con te. Sì, ma sei... E sei molto più rosso di prima. Oh merda! Ecco. Ma... Vedi, questo è perché ti devi fare i cazzi tua. Sì, Ma penso che erano quelli della tua taglia. Dici? Sì. Perché sono arrivati molto agguerriti. Quelli lì. Ma io come ho fatto a non trovare... Sali, coglione. C'è! Cazzo! Va bene, dai, che non andava un cazzo in sta partita di merda. Aspetta che qua è arrivato Anto un attimo, che c'è il cazzo gonfio. E cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo ad Anto? Già vedo la come twerka, chi è molesta, muovi il culo come... Ma c'è un quarto abbonato? Anto, grazie per le 3000! David, grazie per le 1000! Porco demonio! Bastardi! Poi ovviamente mi ha laggato mentre saliva lui, cioè si è teletrasportato dall'altra parte, perché che cazzo fai? Cioè, te ne privi? Ma c'è qualcuno che conosco qua abbonato? Perché io accetto tutta questa gente strana, quei nomi strani? No, lui è salito, mentre gli sparavo si è teletrasportato a sinistra. Però vabbè, ci sta. Bravi loro. Bella Giuseppe, vado a farmi un drum al volo.
se vogliamo andare su Tarkov, uno, non so sparare con mouse e tastiera, due, preparatevi a un sacco di fuoco, amico, tre, preparatevi a raccogliere le robe principalmente per lasciarmela alla partita successiva, visto che perderò tutto dopo tre partite, quattro, preparatevi, prendete foglie, carte, appunti per bestemmie in lingue sconosciute. Bello, ottimo. Sapete che Porsche mi ha mandato una foto delle tette insieme al bigliettino? Wow. Sì, ma pensavo fossero più bella, a parte che sotto Sintra vedeva la nerchia enorme che c'ha, che non volevo vedere, ma ha detto che me la metteva comunque dentro la foto. Ok, ci sta, ci sta. Ho tutto il pacchetto, niente. Da Lucaz, ci sei o sei crashato? Sono crashato, adesso, in questo momento. Cioè, raga, io prevedo il futuro, vi rendete conto? Cioè, appena, no, appena senti le voci robotiche vuol dire che uno è crashato, uno del team. E siccome tu, Buddha, mi stavi parlando, tutte le colpe ricadono su Danugazzolo. Come sempre. Tren, allora stasera mi passi a prendere a Dorio, neanche morto, ma poi ti devo... Cioè, io passo... A parte che stasera ho una cena, che ora arrivi? Buongiorno, Michelone, bella, brutta gente, e un saluto, un abbraccio alle fantasmagoriche donzelle. Allora, Corsini, abbiamo capito che non ti piace il cazzo, però essere... Cioè, veramente, sei razzista verso noi uomini e componenti del Rennaio. Sei veramente un razzista. Posso dire... Ci sei, Danu Katz? No, sono dentro il party, ma non sono nella partita. Vabbè, Danu Katz, fa niente, dai. Lo sappiamo che sei speciale. Ora sì. Guarda, Danu Katz, veramente, devi diventare una groviera di cazzi. Ok. Non lo so, perché sei un cretino. Un albero di Natale addobbato di cazzi. Esatto, porco, invece che le palline ti devono mettere i cazzi. Anzi, hai presente quello che era il calendario dell'avvento che regala ai bambini, porco due, con ogni giorno con un cazzo diverso che ti devi ficcare del culo. Cattiveria. Il calendario del cazzento. T'ho detto, Nicolo, a che ora arrivi? Perché io ho una cena stasera con quelli del calcio. Domani sera sono a Treviso per la cena di Lino Sonego che mi hanno invitato. Il giorno dopo ancora, a regola, dovrei vedere una squinzia al 24. Facciamo la vigilia sotto il vischio. Mentre facciamo due chiacchiere. E poi il 25 e il 26 c'ho... I parenti, porco due. Sembri le palle, Ren. Ciro, tu sembri Wallera, proprio lo Wallerone quando te lo sciacqui. Anzi, sai cosa sembri? Sembri un Wallerone presente quando caghi che ti arriva lo schizzo sotto le palle. Tu sei quello, uguale, Ciro, proprio. Una merda, uno schifo, proprio. La cosa più odiosa del mondo. Ma tu ti lavi bene fra palle e culo? Bella, ma te? Comunque a terra a Malpensa. Ma anculati, Nicolo, ma proprio anculati. Calogero, grazie per l'accendo! Buongiorno. Buongiorno, Bigfoot. Buongiorno. Mi sa proprio che questa fa palestra. Allora, comunque, ragazzi, io purtroppo devo confermare che la mia live è veramente una live scurrile. Se a qualcuno dovesse dar fastidio la cosa, non me ne frega assolutamente un cazzo. Ve ne potete andare a fangulo tutto in fondo a destra. Trovate sempre qualcosa. E basta, vi voglio bene. Questa mattina sta prendendo una piega strana. Ma in effetti mi sono svegliato, c'avevo l'uccello che piegava verso sinistra. Di solito va verso destra, non so perché. Infatti ho detto stamattina va così. Buongiorno Alessio. Ciao Traci. Buongiorno Jacopo. Perciò non ci arriviamo a 550 sub regalate. Allora Calogero, stronzo di merda, prima cosa ti devi abbonare te. Una volta che sei abbonato te, regali quelle che mancano, bastardo. Porco bio, non è vero. Come non è vero? Buongiorno, sono Babbo Natale, ho appena messo incinta una renna. Cristo Dio, che brutta immagine che mi sono messo nel cervello. Bruttissima proprio. Oh oh oh, buon Natale. Chi è questo genio? Non è un genio, è un'altra persona molesta. Molestissima per di più.
Ma uno schizzi o più schizzi? Guarda, se sei più schizzi sei veramente da galera. Ah no, sì, no, non lo so, ce l'avevo un po' tendente, non lo so. Dentro di me c'è l'autostrada del sole. Un Babbo Natale sardo praticamente, mi dissocio completamente. Oddio. Era sottilissima questa, eh? Sì. Mi sono abbonato, cugino. Sì. Un applauso in chat a Calogero, per favore. Un applauso in chat a Calogero. Vi ricordo, ragazzi, che sto mezzo dal punto di vista economico per me è fondamentale, perché ci copriamo gennaio. Lo stipendio mi arriverà poi a gennaio. E quindi gennaio che saremo su Twitch me lo sono coperto, posso streamare tranquillo. Senza pensieri. C'è già uno. Sì, ho capito, ma Danucaz dove sei? Va bene, lo fullo io il team, tranquillo Danucaz, non ci sono problemi. Ma ho sparato, eh. Aspetta che mi metto qua, che se entra qualcuno vi ammazza a voi almeno. Clap, anche tu ti devi abbonare, David, bastardo. È inutile che fai clap, infame. Per te è solo lame. Per te è solo lame. Ma sto laggando ancora io, regà. Ma cosa sta succedendo stamattina? Ah, ma sono chiuse le scuole? Oggi hanno chiuso le scuole? No, domani è l'ultimo giorno. Allora, Danu cazzo, non so quanti anni abbia tu, ma io a scuola non ci vado tipo dal 96, porco due, non so quando chiudono. Oggi è il 22, non chiudono il 22? Sono 95 io, Gente da me, gente da me, lo lasero. Non l'ho laserato, però gli ho fatto capire chi comanda. Buttato il sonar, guardate. Oh, cazzo. Sono qua che aspettano me. Guarda quella merda lì col bazooka piazzato, quanto fai cagare. Mamma mia, laggando. Porco due. Ma il canale viola, il primo stipendio mi arriva a febbraio, bisogna spingere su Facebook adesso. Lo so, David, che ti stai abbonando di là, però, e insomma, con un cazzo. Buongiorno, dai, go! No, ho sbagliato. Si stanno massacrando davanti a me, regà. Oh, bello. La mattinata dei lag. Ma lì dentro? Ce n'è un altro qua, eh. No, mi sa che è entrato qua. È qua dentro un po' improbabile. Craccato? Sono due! Dai regà, dai regà, dai regà. Perché non mi seguite però? Qui si combatte per tornare in azione. Non ti crede nessuno, porzio. Una terra! Voglio tornare bambino. La mia parola è legge nel gulag. Buongiorno, Michè. L'hanno attivata, ma ci sono le casse. Sì, ma sto laggando, regà, cioè ho ping a 100 io. Resto comunque fortissimo, perché veramente sono immenso! No, 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 raga, c'è un problema. Mi sa che mi sto cagando addosso. Andate, andate, Vista. Lanciatevi qua. Dai.
Sì. Mi sa proprio che questa fa palestra. È vero, Buddha. Io Buddha non lo sento. Sì, ci sono, ci sono. Ah, ok. Che non si apre il paracadute. Eccolo, eccolo. Ok, ci sono dei nemici accanto a noi, eh. Occhio. Sì. Devo buttare cassa muni. Qui abbiamo una cassa di munizioni. Chi è questo? Calogero! Grazie per il cindo, Calò. Venite, 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 venite davanti a me. Mi massacrano! Ma uno è qua. È in volo, è in volo. Dai, è qui! Camperone! Ma è più di uno! È più di uno? È uno, è uno. Che brucio di culo! Vai, vai, mi resto. Aspetta, aspetta! Oh yeah. Ok. Adesso lo aggiorno. 5 sub, Calogero nazionale. Mamma mia. Fammi prendere sto cazzo di zaino. È bravo Calogero. 6 ne dobbiamo aggiungere però, eh. Perché ne è stata regalata. È stata regalata una, quindi 6 ne dobbiamo aggiungere. Ah no, l'abbiamo aggiunta quella di prima. Mento, sapendo di mentire. Calogero, Calogero ha fatto il suo, chat, però, qua. Cioè, adesso, insomma, non è che può fare tutto lui, eh. Dov'è qua il renaio sì. Bastardo? Eh sì, cosa, Buddha? 25 sì. Abbonamenti è subito. È un attimo che devo caricare la propaganda e dopo te li mando. No, ho comprato una maschera. Zio canarino dei dio. Dov'è la roccaforte mega enorme? Qua. Andiamo. Sali con me che ho preso la macchina nuova. Ah, bisogna restare da Nucazza. Ma... sì. No, infatti, ha vinto. Sì, ma non risponde da Nucazza, inesistente. Da Nucazza, noi andiamo con la nostra... Sì, ho preso la macchina... Preso la macchina nuova, eh. Dove? Ci vediamo alla roccaforte enorme. Vieni là direttamente, dai. Che te lo prendi là all'Oddi. No, lo sto dando discretamente il pesce, Welder, se devo essere sincero. Ma consuma. GG questa, Calogero, eh. Le stavo per mandare io, ma a sto punto fa nulla. Guarda, Aldo, il giorno che riceverò un euro da te sarò la persona più felice del mondo. Un euro, eh. Poi sì, per amor del cielo, sei abbonato tipo dalla nascita di Gesù Cristo. Quello non lo nego. Però, porco due, c'è un abbonamento ogni tanto, qualcosa. Cioè, sei veramente la festa da mamma te. Allora, butto l'UAV, eh. Vieni con me, Buddha.
Oh, guarda questi qua fuori che arrivano. Cazzo, sono le cazzo. Ce ne sono altri, Buddha, occhio. Sì. Ok, lo vedo. Io no, non lo vedo. Sono qua sopra sul ponte. Sì, sì, ma vieni indietro, vieni indietro. Uccidiamo il Jagger qua. Dov'è? È qua da me il Jagger. No! Buddha, occhio che fa malissimo. Ti hanno fatto i bot, okay, vero? Sono... Come cazzo, cazzo facciamo cazzo ad arrivare da te? Avete raggiunto la zona. Qua a sinistra dove hai sparato questo, eh? Vado qui. Non sopra. Vieni dentro, vieni dentro. Occhio Buddha che fa male a sti bot. Allora andiamo a fare Jagger, eh. Piastro. Butto cassa piastre. Il Jagger, no? È di qua, lo pinga, porco due. Ma di là non lo vedevo. Oh, questo è uno zaino medio addosso sto cadavere, eh? Sta caricando, eh? Dov'è il Lodi? Dov'è il Lodi? Oh, guarda, guarda i nemici attorno, guarda i nemici attorno. È qua il Lodi, qua dentro. Questo. Ok, c'ho un avvio, eh. Dopo anche. Adesso non serve. Io ho di tutto. Ma veramente di tutto. Andiamo a far quei due che scappano. Sì. Sì, come i bambini, sì. Sì. Lasciatemi in pace. Dai, oh. Ma dai, dai. Yeah. Mi resto. Ma che ti resti? Ok. Vabbè. Vabbè, ce ne avevo un altro dopo. Ma mi inseguono, assurdo. Cazzo, è vero che inseguono? Cioè, è assurdo. Ma dai, t'hanno lasciato. Sono dentro la casa. L'ho bombardati? A terra, vai Ren, a terra. È pieno di mine. Oh, madonna. Danno un colpetto perché c'era. Sì. Grazie. Qualcuno può prendere l'autoress? L'autoress e la cassamuni? Buttato un avanzato. Oh, vi prego, andiamo a prendere questi tre qua che non so che cosa stiano facendo, devono essere tre bot. Calogero altre 50 stelle, buongiorno Balordo. Dai raga, ci arriviamo a 550, sono al lavoro. Come sei al lavoro, Grillo? Ma come Grillo, lavori? Guarda, io mi butto da qua sopra. Ce la posso fare?
Guarda qua che tecnico tattico che sono. Oh, ma questo che sta atterrando? Matera davanti. No. Minchia, sembrava molto più vicino. Tu da Nucazzo hai un UAV? Sì. Ok, devi tirarlo fra poco, Ok. Tiralo. Il nostro UAV è in sorvolo. Alcuni membri del tuo team non sono nella zona sicura. Camion in acqua. E ce n'è un altro, se hai bisogno. Due in terra. Aiuto. Raga, ma dove cazzo siete? Dai, raga, è qua da me. E niente, cioè io non ci credo. Ma due ne ho messi giù! C'è un altro team, Ren. E c'era l'UAV. Siete morti tutti? Buddha, tu sei mutato un'altra volta, porco due, Buddha. Cazzo, è vero. Cioè, te devi svegliare, Buddha, però, ti prego. Cioè, ti prego. Scusa, perché era entrata in camera mia madre. Dopo le madonne per la gomma paccata e 100 euro per mettere una nuova, sono donna del laboratorio. Cioè, due ne ho messi a terra su tre, eh? Avevano l'autores, non erano un altro team. Buddha, devi vincere. Ma certo che erano bot, cioè ne ho messi giù due con un caricatore, il terzo aveva il cecchino, l'ho craccato e mi ha preso... Dietro di te, Buddha! Ricarica. Bravo! Ciao Tania, buon lavoro. Allora. Mi fa veloce. Abbiamo individuato equipaggiamento prezioso in container. Guarda dove cazzo te l'ha messo. Devi andare a fai questa. E ce lo sciopo accanto poi. Ok. C'è un nemico a destra. Fai finta di niente. Non t'ha visto, ha scavalcato il muretto. Sì, io tiro dritto per la mia strada. Bravo. Calogero, grazie ancora per le altre 50, buon lavoro, va a far combere, buon divertimento allora. Bravo, non farti vedere, sta andando a restare questo tanto. Ecco, te sei fatto... Perché Buddha? No! Ma Buddha, ma gli ha sparato un altro! No, l'avevo messo a terra io. Non avevo visto che c'è. Io comunque. Allora, queste non sono discapacità a combattere. Questa è proprio ignoranza, Cristo di Dio. Cioè, hai sparato. Hai visto arrivare i proiettili. A parte che ce l'avevi davanti, e vabbè, però non si vedeva troppo bene. Però gli ha sparato. Avete. Cioè. Non lo so, devo andare su a vedere se ha finito il biustellone. Daniele, I don't the such.
Sto in ferie, quale lavoro? E beh, a te, oh. Mica sono tutti in ferie come te, oh. Bastardo. Ren, ma il Persia non ci sta più su Facebook. No, ho smesso di streamare, Gianni. Deciso di tornare a fare il pizzaiolo. Discapacità, cioè ragazzi, adesso scrivo all'Accademia della Crusca, porco due, cioè, e se mi dicono no, non la mettiamo come parola, gli tiro due cazzotti e poi gli lascio un biglietto e gli fai vedere la mia foto, gli lascio un biglietto, ma no, ma gli lascio un biglietto con scritto petaloso sul petto, porco due. È cresciuto da un cazzo. Chi è questo? Oh, David, hai fatto l'abbonamento. Bello. Testa di cazzo. Ma poi è bellissimo, no? Perché non è che entra in live a scrivere sono crashato. Se ne sbatte proprio il cazzo. Guardalo. Danucaz! Mi dica! E Dio merda! Ecco cosa ti dico. Esce per il matto, stavo in ba... Guarda! Adesso ci sono. Il tuo pacco è stato consegnato! Arrivo! Arrivo! No, Danucaz, vado fino a prendermi una merendina. Così se torna e non mi sente, non gli dici che non sono crashato. Niente, l'hanno già ritirato i miei, l'hanno portato su. Non lo fanno mai. Oggi che volevo farvi vedere in live la stronzata che avevo ordinato, niente. Guardate che cosa ho ordinato. Me lo faccio vedere dal telefono. Anche se sono sicuro che dal vivo... Si è visto il live? Beh. Sta arrivando un nemico. Attenzione in alto. Ho ordinato un badile da neve della Supreme. Un badile da neve? Sì, la pala della neve della Supreme.
Perché? Perché ho comprato una maglietta a mio fratello. E un'altra. Spero non stia guardando la live, ma non penso. Ho comprato una roba a mio fratello. Un'altra roba. Solo che se non arrivi a 200 euro di spesa, paghi la consegna, che sono tipo 40 euro perché arriva dall'America. Allora non so. Allora ho preso il badile, porco dio. E mio padre mi fa: dove lo metti? Mi faccio: che cazzo ne so, lo appendo, porco due. E tu entrerai in casa, cioè, sto badile appeso alla Supreme. Va bene così. No, lo usi più con stile. No, ma che, non lo uso, lo tengo e lo rivendo fra 5 anni, sei matto. Pantaloncini che avevo preso io della Supreme, che avevo pagato 90 euro o qualcosa di simile, adesso sono in vendita 300, porco due, quanto mai li ho messi. Aiuto! Uno craccato. Ande Buddha! Wipe, due ne ha fatti. Due ne ha fatti di uno mio craccato. Ci ammazzano al 100%. Danno cazzo, resta tu. Ci pushano. Chiudi le porte. Cazzo di armi c'ho, niente. UAV nemico in zona. Occhio, ce n'era uno qua sul tetto. Attività nemica. Uno è qua, entra, okay, entra da. Oh, qua dentro. Ma che cazzo di armi c'ha? Ma tu che cazzo di armi avevi, da Lucaz? Sei morto anche tu. Ma no, scusami, ne ho pagato il badile tipo 70 euro e alla fine è come se l'avessi pagato 30, perché non ho pagato 40 euro di consegna. E dovevo farlo, raga. Cioè a me mi gira troppo il cazzo 40 euro di consegna. No, non è legale 40. Ho capito che viene dall'America, però 40 euro di consegna la Supreme, porco demonio. Poi quando prendi quelle robe qua della Supreme, ragazzi, cioè io c'ho tipo lo smalto per le unghie della Supreme, che ho ordinato, ce l'ho in casa da 4 mesi. È già triplicato il suo valore, raddoppiato. Dai, Dio. Quando iniziano così le partite, però. Quando mi iniziano così le partite. Prima start 10 kill e mo perdiamo tutti al gulag. Ah, fangulo. Io ho i piedi congelati, devo andare a prendere le mie ciabane. Sei uscito te o siamo crashati? È uscito lui. Ah, ok. Buh, ciao Fanta! Che cazzo ha detto, raga? Per 70 euro deve spalare da solo. Ma va, lo metti su StockX e lo vendi in 2 secondi, Nicolo. Mo vado a vedere quando costano i miei pantaloncini Supreme. Dov'è sto Kicks? Dove ce l'ho? Qua. Ah, sparito. Cosa? Ti stiamo aspettando? Sto startando, drogato di merda. No, sto crashando allora, perché c'è il robotico. Pantaloncini Supreme. Guarda, non ci sono neanche su StockX, cioè dovrei metterli adesso, porco due, non li avessi messi. Porco due, porco. Prova a startare. Ma hai rotto il cazzo tu, da un cazzo, hai troppi problemi questo gioco, eh? La
La chat con gli avversari è il top. Quando trovi italiani che ti massacri di insulti. Sì, e poi mi dicono le parole bannabili e io non posso usarla. Bastardi. StockX, scarpe. Cioè, se posso permettermi adesso pagare un badile 80 euro, ti dico ok. Ma pagare 83 dollari una cosa del genere, ragazzi? Cioè... Adesso, Tutta la vita un badile, porco due! Guarda, quelle lì non le metterei neanche alle zampe del mio cane. Cioè... '103 queste! Adesso, cioè, mamma tu mi dici mia. 103 euro delle cose del genere e io non posso comprare un badile a 70 euro? Oh mio Dio, che schifo. $213! Crocca di Santa McQueen! Ma che si è scemi, porco due! No, queste sono il top. Ultima vendita $110, prezzo di vendita attuale 152. Ok. Che cazzo di scarpa è? Sì, no, pensavo di aver visto il peggio prima, questo è il peggio, regà. $180. Madonna. Cioè, adesso, poi io non posso prendere un baule da 70 euro per non pagare 40 euro di consegna, che alla fine è come se l'avessi pagato 30 euro. Cioè, nella mia mente, poi ovviamente l'ho pagato 70, sì, però. Sì. Nel senso. Cioè, e vieni a cagarmi il cazzo a me per una cosa del genere. Porco due. Poi magari ti vedo con i piedi le crocche di Santa McQueen. StockX. Su StockX hai tutte. Perché... Hai tutto il reselling delle robe più belle in assoluto, perché sono tutte scarpe, le scarpe Jordan Off-White, le robe della Supreme, tutte robe che vengono vendute come fa la Supreme, quindi a pezzi limitati e che poi non trovi, cioè in negozio non la trovi mai praticamente, quindi sono dei pezzi limitati, okay. Capito? Quindi tu che cosa fai? Le compri? Io per esempio ho tutti e tre gli accendini della Zippo della Supreme, ce li ho lì. Quello okay. Argento, quello oro e quello proprio Zippo Supreme, bianco e rosso della Supreme, sì. Ce li ho lì, fra due anni le rimetto in vendita. Ieri sono andato in sto negozio qua che c'è Oreo, Mr. Deep, c'ha fuori una felpa della Supreme in celofanata, comprata nel 2018-2019, quindi recente, a 120 euro, adesso sì. In reselling a 800. Oddio. Capisci? Tu considera però. Che era uscita una collaborazione della Supreme con Burberry, dove una maglietta costava sì. $120 all'uscita, che Burberry comunque, cioè prendi una maglietta normalissima di Burberry, la paghi di più. Sì, sì. Era una collaborazione Supreme con Burberry, una maglietta costava €140, è andata sold out in 15 secondi ed era in rivendita, in reselling a 400 dopo due ore. È la cosa che fanno con le PlayStation, per intenderci. Adesso le PlayStation tu le compri e le rivendi a un prezzo più alto. Perché? Perché non le trovi in giro magari. È la stessa cosa. Sì, sì, sì. StockX è questa cosa qua per i vestiti. È StockX, è un'applicazione per il telefono, regà. Qua da me c'è gente? Orco 2, c'è un sacco di gente. Non sopra mi sa. Sì, sì. Uno intera qua davanti da Nukaz. Un'altra terra, c'è il terzo. Sì.
Arriva un altro. Okay, dal tetto, dal tetto, dal tetto. Sì, sì, stanno attraversando il tetto. Porco Giuda. Ah, fammi spostare Buddha 1, l'ho messo giù però. Io sono in tenuto. Ma c'è un altro team ancora. Boh, questi ultimi che sono arrivati... Me lo compro con globo. Ma no, ma guardate ragazzi che non è... Cioè non è... Non è... Cioè bagarino, sì, come chiamatelo come cazzo volete. Porco due, vedo tutto buggato. Io comunque dopo questo devo andare a mangiare. E funziona così, raga. Soprattutto con i vestiti quelli di marca così. Perché non... Cioè... Fondamentalmente, ma come le carte Pokémon, è tutto così, raga. Ma no, quello è tanto, c'è una roba assurda, il Pokémon sta ritornando. Quanta troia. Pokémon, anche quei One Piece, tutte carte strane in giapponese. Si è ritrovato un business assurdo, questa roba. Oh, guarda che c'è un... Aspetta, sta in volo, state in volo, state in volo che apre la rocca tra poco. No, Caldera non mi è mai piaciuto a me, regà. Anche sta maglietta qua io l'ho pagata 90, 75 o 90 euro, non mi ricordo, forse 90. È già in reselling a 2,50. Io gli abiti poi li metto perché va bene, non me ne frega un cazzo. Li compro perché mi piacciono, ma come li ho sempre comprati i vestiti costosi, perché mi piace vestirmi bene quando vado in giro, quando sono in casa. Lo sapete anche voi che sono in giro a canotta, a pantaloncini che magari tengo su 2-3 giorni e non me ne frega un cazzo. Però io compro mega accessori perché c'è il reselling e soprattutto sugli accessori è clamoroso. C'è la gente malata che si fa tutte le stanze con tutta roba Supreme, come faccio, come voglio fare anche io, e ti rivendi tutto, poi tutto, porco due, cioè vendi proprio in blocco magari anche la stanza. Sapete quanta gente americana è malatissima di ste cose qua? Io ammazzo il cristiano e Buddha arriva a rubarmi l'arma. Incredibile la mia vita. No, sono fuori che... Ma... Danno cazzo, è qua l'entrata, porco due. Apri e fammi uscire, apri e fammi uscire. Ma c'è un nemico, c'è un nemico. Sì, sì, è un nemico. Vieni, nemico, ressa, 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 ressa. Sopravvivrai. Ah sì, è quello con la corona. Guarda che ha attivato la torre. Mo ci vede, eh. È lì. È... Vai dentro, vai dentro. Uccisione confermata. Calma. Sicuro io. Adesso cosa dobbiamo fare per riattivarlo? Niente, prendi le armi e basta. Devi uccidere i bot. Io voglio provare sta Vector così perché ho visto che un po' la usano. A 5 dobbiamo uscire. Ma sa che io invece mi trovo molto bene con l'MX9 adesso. Sì, eh? Sì. Secondo me l'hanno buffata. Dici? Secondo me sì. Ricevete il resto. Ehi! E arrivo. Nemico, nemico davanti a me. Due, 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 due. Vieni sul retro. Ho soldi qua. C'è anche una cassa sopra, bianca. Ma dove cazzo si esce qua? Qua. Sta salendo uno.
GG. Arrivano. Sopra. Sono sopra coi bot. E saliamo, vieni. Bravo. Sopravvivrai. Siamo pieno di soldi, eh. Buongiorno, bella Manuel. Simo, una piccola introduzione da... La fa vedere poi salta, ma non ne prova. Che cosa? Non, ho, non l'ho letto, Fabrizio. Di cosa state parlando? Che se vi posso aiutare? Richiedo ricognizione aerea. Ricevuto, UAV in sorvolo sulla. Porco Giuda. Arrivando uno. Arriva. Ma è in volo? No, è qua davanti ad Anucazzo. Fatto. Ma che abbiamo una cifra di gente qua davanti. Gas in avvicinamento. Nuova zona sicura. Se prendono una taglia. Attenzione, UAV in uscita dall'area operativa. Aspetta, Ray, aspetta. Sono sul tetto. Ho il bombi. Butto il bombi sulla casa? Non so, dimmi te. No, vabbè, ma è finito addosso il coso lanciato. Vieni, vieni con Res. Sopravvivrai. Apri. Oh, oh. Che morte. Cioè io, guarda, solo io posso morire in questi modi. Comunque una terra. Ah sì, si può saltare. Ma lo salti, se clicchi un qualsiasi tasto lo salti il gulag. Scusa lo scam, però. Uno là mi sa. Tranquillo. Dal ponte. Ma come dal ponte? Dal ponte mi sta sparando. Non è dal ponte. Ok. Da dove? L'ho pingato. Dall'altra casa. Ok. Ok, l'ho bombardato. No, ma non serviva. Ehi là. Ha preso il codo uno dietro. Arrivo, re. Lo sapevo io che era qua in giro. Ma è... Ma... Dov'è? E ciao, guarda dove siete. No, beh, torna indietro a restare. È nascosto lì fra i piani. Non chiedermi dove cazzo è. Mi, sì. Caga. Occhio dietro, Buddha, che deve arrivare questo. Lo so, infatti lo sto aspettando. Vado a restare intanto. E mo' Buddha è morto. Ho fatto una cagata clamorosa, non so come tu faccia a essere vivo. Ah, i bot. No. Ma perché ci sono i bot qua? E io che cazzo ne so. Che cazzo adesso? È un bot o no? No. No, non è un bot. Non è un bot. Andò da Nugaz, che cazzo di arma hai settato?
O ti avvicini di soppiatto, oppure devi andare là, esatto. Perché vuoi vedere il mio ultimo acquisto? Dove c'era uno? No, sto guardando un video strano. Dunque l'M4 non fa danno, eh. No. No. Cioè questo qua con l'RPK l'avresti esploso nella metà del tempo. A Capodanno, a Capodanno sono da chef io, raga. È la palla per sparare alla neve della Supreme. È l'applicazione della Supreme. Ogni giovedì alle 5 fanno uscire un drop di collaborazioni e di, con pezzi limitati che paghi poco. E poi puoi ottenerli o metterli in reselling, quindi rivenderli. Facevo l'esempio prima, i pantaloncini che ho comprato io, 90 euro, della Supreme, sono in rivendita a 300 euro, mo. Se stai lì restiamo anche Buddha. Ma ci sono, c'è il team. Te l'ho fatto vedere adesso, Burzia. Cioè non è quello l'acquisto, l'ho preso per non pagare la consegna. Dov'è che ho ucciso il tizio di prima? Lì, ma c'era un altro, ce n'è un altro lì. Lo so, ma... Ho appena resciato. Le stun non funzionano. Occhio che ne hai uno lì più avanti a sinistra che ha ressato, ha fatto due res. Uno l'ho fatto e mi ha dato team annientato. Ma... Bello. La sopra l'auto S 100-100, lo aspettiamo qua. Tutti avevano l'auto S. Vai, io devo andare a mangiare, raga. Torno in live fra un 40 minuti. Sì, ci sono, Grillo. Se vuoi fare due partite, ci sono. Ciao raga, buon pranzo. Babbuno. Ciao raga, buon pranzo. Pure. Ciao. Vado a mangiare raga, ci vediamo dopo. Vi faccio una storia adesso col Badile che vado su. Ciao a tutti.